Bene. Grazie. Abbiamo mangiato il brasato, quindi molto bene. Siamo venuti qua apposta. Per il brasato. Per il brasato. Come vi chiamate? Agi. Da dove venite? Da Ventimiglia, la porta dell'Italia dell'eroina. Stazione di frontiera. Secondo voi il posto in cui vi siete formati, in cui vi siete conosciuti, ha influenzato il vostro stile musicale? No, io credo di no, l'ha influenzato. Che Ventimiglia comunque è una città da sempre punk hardcore, quindi siamo tutti cresciuti abbastanza nel... Questo è vero, Black Flag, Don't Miss Snow, quella roba lì. Quindi però sì, generalmente no, ascoltiamo cose diverse, tante cose uguali, tante cose diverse, sì. Il posto no. In realtà che siamo un paesello e ci conosciamo tutti, alla fine sì, trovi la tua anima gemella. Sì, quando erano ragazzetti c'era la scena hardcore, la scena metal, e poi alla fine eravamo tutti amici, quindi le cose si sono mischiate e questa influenza risulta poi in quello che si fa più o meno tutti lì in mezzo. Quali sono le vostre influenze musicali, quindi? Simple Minds. I Simply Red. I Dimple Minds. I Duran, che esistono davvero. Ce ne sono troppe. Io arrivo dal grunge, io sono un po' più giovane di loro. Sei lui più giovane, si vede. Ho vissuto proprio da adolescente, sono cresciuto nell'epoca grunge, Nirvana, Motorcycle, tutto quello che era chitarre rumorose, diciamo. Sandy Martin. Chitarre rumorose. Sì, aveva quella roba lì che faceva quella tastiera lateralus. Bellissimo. Chitarristica, fantastica. Bellissimo. E invece io, essendo più vecchio di lui, arrivo appunto dal metal, hardcore, quelle cose lì. Little Tony. Soprattutto anche Little Tony nasce massimo, come nasce massimo ancora. Rispetto. Massimo rispetto. Rispetto. Da dove nasce il vostro nome come gruppo? Dalla domanda. Ce li avevamo presi tutti gli altri. Sì, beh, gli altri li avevamo presi tutti. Nasce dall'attrice di un film di Rasmayer, che è appunto Agi, che è l'attrice di Fast and Pussycat Kill, di Motor Psycho. È che a noi piaceva molto quel regista lì, solo che Motor Psycho l'avevano già preso, Fast and Pussycat l'avevano già preso, Mudhoney l'avevano già preso, quindi ci restava Tura Satana l'avevano già preso, quindi abbiamo detto Tura Satana in realtà, e qui abbiamo detto vabbè, oh, questo ci resta, questo ci pigliamo, abbiamo il fondo del barile, abbiamo preso basta, lo scarto. No, scarto, poi era la più bella di tutte e non l'avevo ancora preso. Vabbè, possiamo cambiare nome, non piaceva il nome, sì. Lexotan Sailors. Com'è stata la storia del vostro gruppo? Travagliata? Si può dire travagliata? No. Ma no, in realtà no, non è stata travagliata manco per la vincita. Allora, io e lui suoniamo assieme da milioni di anni. Sì, dalle guerre puniche, era iniziato durante le guerre puniche. E abbiamo cambiato un paio di batteristi. Un paio. Avevamo un cantante che si è andato, quindi... Hanno un brutto rapporto con i batteristi, alla fine li mollano sempre. I cantanti finiscono dentro. E quindi, vero. E quindi io mi sono messo a cantare e qualche annetto dopo è arrivato lui, che è anche batterista dei Gira. Sì, ho una band No More Mario. La band più amica degli Agi, e alla fine sono stato assorbito. Sì, avendo visto praticamente tutti i nostri concerti, conoscendo i pezzi, quindi è stata una scelta molto 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 semplice. We'll be right back.
all'attivo, quindi abbiamo più dischi almeno... noi dei Beatles, dei Beatles, sì. Questo è l'ultimo prodotto, è uno split, 20 anni. E abbiamo deciso di fare il famoso vinile, sì. svenandoci. Sì. Ma fatto a mano, dischi credo che ce ne siano 8 almeno, sì, più o meno, delle compilation, sì, forse sì, più o meno 7-8 con i vari batteristi. Sì, esauriti tutti. Sì, sì. Cosa vi spinge a far musica? Ah, bella sacrificio, la voglia di la perseveranza. E che non sappiamo fare altro. Esatto, in realtà, non esatto. Sapendo fare altro, no. Facendo questo da anni continuiamo a fare. Sono quelle cose che anche da anziano puoi continuare a fare, anche con le ginocchia rotte, l'artrosi. Sì, la sinusite. A volte ce lo domandiamo anche noi comunque. È una bella domanda, soprattutto in questo momento. Ma oggi il brasato, oggi c'è scritto il brasato. Oggi fino a qui c'era un motivo. In realtà niente, l'amore per la musica, perché comunque è impegnativo, è difficile, ma si va avanti. No, ma però se ci levi quello, cosa ci resta? Cioè, sì, quello è anche vero, certo. Quello è la figata, certo. Non saremo qui. E quindi cos'è per voi la musica? Tutto. No, tutto, sì. Tutto. Una cosa che lega a qualsiasi cosa, che ti accompagna sempre in qualsiasi cosa tu faccia. Io mi sveglio, accendo la musica e vado a dormire, ho la musica accesa e... Mi addormento con la musica accesa spesso sul divano. Sì, è la stessa, esatto. Che poi senti la mattina quando ti svegli. Voi fate musicisti di mestiere oppure no? No. Ci piacerebbe tantissimo. Piacerebbe, ma non è vero. Da a te non piacerebbe a noi. Dipende a che livello. Dai, adesso comincia a essere impegnativo. Ti voglio stare. No, abbiamo tutti comunque altri lavori. Altri lavori, sì, altri sì. Lavori. Come viene il processo creativo per arrivare a un pezzo concluso? Assolutamente a cazzo. Cioè, normalmente lui non sta tanto bene. Allora magari ha due lineette di febbre. E allora gli... Quindi sì. Quelle due lineette di febbre mi... Generalmente va a stare a casa dallo stato d'animo di Zazzo del nostro grande leader in base a 1,69 di leader alle pastiglie che decide il dottore, e lui tira fuori i pezzi, parte sempre con un riff di chitarra, una linea vocale, poi noi ci mettiamo il nostro. Sì, io faccio le mie cosette, poi vado da loro in sala prova e dico: ragazzi, ho fatto queste cosette, ci si lavora, e fino a quando dopo ore di litigate, sì. Lingui, ma è troppo, smettila con sto palmuting, smettila, lui accordati, no, ti ho detto che ti d'accordo. Finalmente nasce sempre un pezzo metal che poi diventa un pezzo normale, invece, sì. Perché bisogna dirglielo, se no saremo un gruppo metal a sto punto. Chi? Ma perché io qua sotto i capelli lunghi, cioè, non si vede, che dal tuo metal. Da dove prendete ispirazione per i pezzi? Dai problemi. Sì, sì. Ultimamente dagli ansiolitici. Sì, dagli scazzi ansiolitici. Dagli antidepressivi. Sì. Dalla ferrovia? Anche. La ferrovia anche, cazzo. Anche. Dalla pesca? Dalla provincia ligure. Dai... Che figa, cazzo, comunque la provincia ligure. Sì, cioè, Ventimiglia, nessuno si ripiglia, si dice. Giù da noi. Giù da noi, si giù dice. Da noi. Ma in generale dagli ascolti comunque. Ma anche, sì, cioè, abbiamo miliardi di dischi, cioè, se non ci faccio influenzare da quella roba. Comunque l'ispirazione non manca quasi mai. Mancano i posti in cui andare a suonare, quelli mancano sempre di più. Cioè diventa sempre peggio. In fase di registrazione vi fate dare una mano da qualcuno o fate voi? Assolutamente sì, dal quarto Agi, che in questo momento non c'è, dovrebbe arrivare a breve. Il nostro tecnico. Tecnico del suono, quello che ci regista, Montagna del Giudizio, uomo di Cristi e Madonne, quindi nulla, in genere ci chiudiamo in uno studio che costruiamo noi in una notte. Nella nostra sala prova insieme con il legno al buon vecchio Bucci, con i Lego, con il Lego anche. La vaita prove, la vaita prove, e nulla, poi lui si occupa delle registrazioni, del missaggio, spesso della masterizzazione, di consigli utili o consigli inutili. Sì, sì, facciamo credere a volte anche di dargli retta, sì, di dargli retta, non gli diamo mai retta. Non è vero, dai. No, gli facciamo credere di dargli retta. No, spesso è successo abbia dato retta a lui. No, non sei d'accordo. C'è questa cosa qua, tipo, sei il signor no della situazione. Non sono assolutamente d'accordo.
vostri brani hanno anche un testo? Assolutamente sì. Di cosa parlano? Medicinali. Ultimamente medicinali e... Ferrovia. Messicani a volte. Messicani. Sì, no, mariachi. La pesca. La pesca è sempre la base. Non capiamo perché, ma la pesca e la nautica... Il mare, la pesca ci assorbono sempre. In realtà albicocca. Non è andato a pescare mai una volta nella vita. Io neanche. No, tu parlavo di te. Sì, infatti. Che sei andato a pescare una volta. In realtà lui è tutto tatuato solo i simboli di... Dai, è vero, sono andato con mio fratello e poi è successa questa cosa, ma ero anche preparato, cappello di lana, sigari, tutto, ha tirato su sto pesce e io mi sono messo a gridare: Fabio, cazzo, buttala in acqua, mi fa un senso, buttala in acqua, povera bestia. Sì, qui me lo ricordo. In che lingua sono i testi? Inglese. Cioè, inglese. O inglese. Inglese, inglese. Non dilli così che lui ci tiene. Lo scrive lui, tra l'altro. È vero, non è mai scritto neanche un rigo. Ai tempi volevamo sfondare, volevamo puntare, diciamo, al mercato internazionale e siamo partiti con l'inglese, allora. Sì. Ma infatti mi ha sfondato nel mercato internazionale. Sì, cioè, io non c'ero proprio. C'è stato quel breve periodo a cavallo degli anni... aveva fatto i video, fino anni 90, i video internazionali. Abbiamo fatto anche l'internazionale, anche l'internazionale socialista, no, ci sono un sacco di cose. Internazionale. Abbiamo sentito suonare Mentone. Vai, che loro non si fermano mai se non parliamo. Concerto, live, vi piace il palco o vi terrorizza? No, ci piace, il palco ci piace di brutto. Ci piace di brutto, siamo nati per il palco. Ci piace, siamo vanitosi, egocentrici, spacchiamo ci tutto. Ci piace. Siamo in tre, ma in realtà... Dovremmo essere sei. Quelli siamo che suonano gruppo, davvero. Siamo decisamente più un gruppo da palco che un gruppo da studio. Soprattutto da intervista. E da intervista veramente non... Qual è il posto che hai suonato che vi ha emozionato di più? Oh mamma mia. Oddio. In tutti questi anni. Dai, quando sei vestito da unicorno, dai. È vero, quando mi sono vestito da unicorno è stato... Il festival della nostra zona, chiamato Suonalo Forte. Forte. E su una terrazza sul mare in cui il Zazzo è venuto vestito da unicorno. Sì, col l'aveva fumo prima, una tutina da unicorno. Lì è stato bello. Lì è stato bello, 450 persone. Guarda, qualcosa di 120 hamburger. Sì. 120 hamburger e 450 persone. Mezzo hamburger a testa. 16 hot dog, se vogliamo. Beh, voi avete fatto un bel concerto anche a Sanremo, Rock in the Castle. Rock in the Castle. Io non c'ero, ma stato un altro Rocky Decad, mi ha fatto salire tutta la gente sul palco. C'era come... gente del pubblico sul palco. Che palco? Che cantava la vostra canzone Boiler. Boiler. Tornando ai testi, un testo importante è una canzone intitolata Boiler, in cui quando arrivi a casa devi farti una doccia e si spacca il boiler. E quindi. Cosa che all'epoca succedeva spesso. Succede. Boiler. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? Sigarette per lui? Sì. Generalmente sigarette. Saluto il mio cardiologo. Birra. E no, niente, la figa non c'è mai stata. No! Quella la scartiamo in partenza. Pubblico, se c'è pubblico è meglio. Se c'è pubblico è meglio. Dovrebbe mancare il pubblico. Che quando non c'è. C'è una piccola preferenza con i concerti. Con pubblico. Però dovresti scegliere tra sigarette e pubblico? Sigarette, okay. Sto scherzando, ma non è neanche una però domanda. Però anche pubblico. Pubblico con sigarette. Aspetta che mi tacchi la gamba così. Perché... Aspetta, allora io la giro dall'altra parte perché... Davide, per cortesia. Non riesco, sono incastrato. Allora cambio Zazzo, per cortesia. Ritorno così. Avete una scaramanzia prima di salire sul palco? No, per un cazzo. Nessuna. Non ci parliamo. Quasi manco ci parliamo. No, l'ultimo concerto non ho iniziato a suonare senza il batterista, io al bancone del bar, vedete quanto... E non ce ne siamo accorti! Capito, non è bella sta cosa. Guardavamo avanti, pensavo che tu fossi dietro. Ho detto, guarda quel ragazzo. No, io se posso dirtene una, io uso sempre le stesse scarpe da 20 anni. Infatti me le porto solo per suonare perché si stanno sgretolando. L'unica scaramanzia che ho. Io spesso indosso, ed è vero, i calzoni di mio padre. Veramente? Io invece metto le mutande pulite. No! Prima del concerto, che sudi. Vergogna. Errore fatale.
Per voi l'abbigliamento e le visual sono importanti? Batte cazzo. Ma c'hai visto? Ma non è vero, dai, comunque, nel senso, ma aspetta, lui gli occhiali da sole. Ah, sì, lui ha sempre no. Sì, occhiali, non ce la fa stare senza occhiali da sole. Come quel cazzo? No, importanti no, però nel senso, ci posso sta che... buttare sì, questo sì, sì. Un po' di stile ci sta, però no. A voglia. Che strumentazione usate sul palco? Io sono batterista, quindi non faccio quindi testo. Batteria? Non faccio test. Io uso strumentazione. Stasera ho portato una Telecaster vecchia degli anni 90, ricostruita più volte perché si è rotta 200 volte. Praticamente ha solo il corpo di originale, in genere testata a cassa. L'Orange, c'è una bella testatina Orange. Sì, ma non volevo fare pubblicità. Ah, scusa. È una testata. Adesso la Orange mi deve dare dei soldi. È vero, ragazzi, devi essere sponsorizzato. Ricordatevi. No, ma magari poi ti chiedono perché li hai citati. Magari la volta che fai da sport. Io dico arancio. L'arancio. Non gli mancano mai le arance sul palco. My mother is from Welsh. Te bassista cosa usi sul palco? Basso, quattro corde, basta. Ma no, ma c'è anche il MAF, il distorsore, dai, non fare quello che non fare il MAF. Ma vabbè, ho capito che sei ligure, però belli in braccino. Però soprattutto il basso. E il plettro. Cos'è? Un Fender Precision? È un Fender. Fender, dovete dei soldi a quest'uomo. Adesso è andata. Cazzo, sei sponsorizzato. Lei magari. Siete riusciti in quel sì. Tempo oscuro a scrivere sì. Qualcosa? Abbiamo spaccato, abbiamo sì. Registrato un pezzo da casa a casa. Tutto. Tra l'altro è tutto, siamo super social adesso, abbiamo anche Instagram. Da una settimana? Minchia, grazie. Abbiamo ragazzi. Loro, io no. Il lockdown è stato produttivo. Ecco. Cosa avete fatto durante il lockdown? Siete riusciti a scrivere? Sì. Lui mandava le tracce, io ci facevo registrare una batteria elettronica, un basso. Sì. Io ho imparato a suonare la chitarra. Non c'entra un cazzo. Ma anche ho imparato a suonare la chitarra. Io invece ho suonato la chitarra. Abbiamo imparato a suonare la chitarra. Come vedete la scena musicale italiana? Triste, voi? Tristemente. Vediamo tutto tristemente. È una domanda troppo difficile. Io cerco anche di un botto di roba interessante. Cerco di ascoltare anche tanta roba nuova, nel senso, e la vedo un buon ritorno secondo me a suonare degli strumenti, cioè suonare una bambina con quel coso avete buttato in testa, delle bestie. Basta. Però troppo di tutto, di tanto, non è difficile riuscire a farsi un'idea precisa. Ma che cazzo stai dicendo? Della scena italiana musicale, che perché cazzo? È un'idea! Ho capito, non riesci a capire, la vedo abbastanza male. Io bravo. Non la vedo io, bene, ma non ci sono... Perché siete ben ignoranti. Non ci sono delle identità precise. Male, fanno tutti schifo. Fanno schifo. Basta, tutti. Me ne vado. No, rimani, dai. No, vai. Social, quindi li usate, non li usate? Siamo degli anziani, non ci vedi. Ci sforziamo di usarli, ma... Li usiamo molto male. Li usiamo male e poco. Però abbiamo tutto. Non abbiamo Spotify per una scelta di economica, però in generale... Abbiamo Bandcamp. Andate abbiamo su Bandcamp. I dischi sono tutti lì. Potete sentire... Tutto gratis. Fra l'altro siamo fortunati, abbiamo anche dei bei video, no? Abbiamo un amico videomaker che ci ha aiutato spesso. Abbiamo quanti video abbiamo? Beh, ne abbiamo. Tre? Ne abbiamo video, 5, 6. 4? Non so quanti anni ha, ma vedi se riesce a arrivare a 10. No, non mi ricordo. Ne abbiamo tanti, sono belli. Guardate. Beh, voi avete dei bei video, io parlavo di video live, ma... Senza di me voi avete anche dei video girati. Video girati. Ma su quello siamo poco social, ma non siamo materiale scelte. Ne abbiamo, che non riusciamo a farlo girare. Siamo dei cretini. Siamo scarsi. Instagram, ribadisco, da una settimana mi hai insegnato con Instagram, con Instagram adesso... La svolta. Sì, ormai... Vi fate dare una mano ad un'etichetta discografica? No. Sì.
Beh, dare una mano mi sembra eccessivo. No, è la Party Tonight. Adesso l'abbiamo fondata, tra l'altro, un'etichetta discografica. La Royal Mad, così ci occupiamo noi. Abbiamo fondato un'etichetta non come prima. Che ci Royal Mad. Royal il fiume che attraversa la nostra città. Ridendo. E Mad del fango. E Mad del fango che attraversa la nostra città. Ogni tanto passa sulla mia macchina. Avete dei progetti futuri? La pensione. Tagliarmi i baffi. Io speravo di smettere di lavorare per sempre. Solo il mio problema, chiodo fisso e non lavorare mai più nella vita. Io mi vedo bene. Campare in zappare, no. Musicalmente, in questo momento saremo già pronti per registrare un altro disco, volendo, ma stiamo tranquilli un secondo perché. Non c'è più soldi. Basta. Abbiamo bruciati tutti con sta roba là. Tre artisti o artiste o progetti musicali a testa che bisogna assolutamente conoscere. Oh mamma. Artisti, per me sono Dinosaur Junior, Adriano Celentano e sono serio, i Nirvana. Dovessi consigliare a qualcuno che vuole iniziare a suonare, ascoltate Nirvana e... Dyson, Sandy Martin. Lui non è d'accordo. Russ Meyer. Sandy Martin e gli ha però spaccato con quel singolone che non era manco in inglese. Bellissimo. Fantastico. E io direi Caius, assolutamente. Black Sabbath. È vero, scusa. Prego. Ce ne sono troppi. Ce n'è tantissimo. Tanto, ho fatto io quelli della mia epoca. Della tua epoca? Allora, Flaming Lips. Ma... Sembra, ma ce ne sarebbero. Giù la voglia, Fu Manchu, Sleep, tutta la prima scena Stoner. Ma anche il Black Flag, quello che inventa tutto. Cioè. Il Nomi Snow. Niente, ne sono troppi. I Fugazzi. Troppi, noi tre. Rosca, cioè. Per noi tre sono, cioè, 3.000. Gli Hot Steaks, la voglia. Molte grazie. Grazie ciao. A te. Grazie a voi. Ciao. Don't know what say, oh Lord, shine my, 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 oh Lord, sh